un podcaster moderato. A te dà fastidio che io dica la mia opinione, ma soprattutto preparato. A scandalizzare. Sei proprio come strumentalizzi tu. Il suo socio che non ne sbaglia una. Te ha senso partire con Padelli in porta. Risolveremo il prossimo anno che saremo in Serie B. Proveremo a ricordare. Per mio conto, comunque, la stagione della Juventus è stata deludente. Non ci arriverà mai il Torino a metà sinistra della classifica. Un allenatore nostalgico. Perché io il gol di Barbaresco ce l'ho ancora qua dietro. Il Padova in Ereo Rocco giocava con una difesa in una trasmissione dai toni pacati. Sei più marcio degli altri. Ma marcio glielo dice a tua sorella. Sei un pifferaio perché dici solo delle cose. Lo stai calmo non me lo dice, hai capito? Perché sei un deficiente. Presentano i faziosi. Puntata numero 139 del podcast dei faziosi. Da Torino ci sono Emiliano Omar. E poi basta. Ah no, aspetta, c'è un altro qua, una presenza un po' ingombrante. Buongiorno, ciao. Signor Banzato. Buongiorno. Dottor Banzato. Con le dovute distanze. Non incominciare. Con le dovute. Sono venuto soltanto perché abbiamo cercato di chiarire l'altra sera in pizzeria, abbiamo cercato di chiarire un pochettino le cose, no? Però ci tengo a dire una cosa. Tu, Emiliano, sei un gobbo di merda, vaffanculo te la Juve, a me non mi interessa essere pacifici, siete gobbi, punto. E te, Omar, io non la penserò mai come te e vai a fanculo. Sei un gobbo del Toro. No, sei un gobbo del Toro che ce l'hai sempre col Toro. Okay. Adesso con Sinisa. Diciamo questa, anche che, avanzato. Fatta questa premessa, chiudo. Okay. Basta. Diciamo che sei venuto più che altro perché il pubblico ti vuole, ti acclama. Mi scrivono a casa lettere. È così, noi anche se avremmo volentieri fatto a meno di te, lo so. Però purtroppo la gente ti vuole. Ma intanto la pizza l'avete pagata voi, per farmi pagata Omar, per forza. Ma sì, forza. Adesso aspettatemi una settimana di nuovo d'alluvione perché abita a Moncalieri. Allora avete votato, adesso è di nuovo il momento di tornare esperti di calcio dopo essere stati grandi esperti di politica, politologi e statisti, politologi costituzionalisti, tutti a dire cosa sarebbe cambiato. Io sono andato a votare. Tutti dei novelli Zagreb. Come al solito ho votato diversamente da voi due, come al solito, perché generalmente io Omar più o meno. Io ho votato no. Questa volta no. Per una volta io e Emiliano siamo in disaccordo, ma per dei motivi diversi. Ma perché secondo me votare sì. Ma è un paragone che secondo me rientra anche molto in quello che facevano. È un po' come avere il desiderio di una donna, no? E poi trovare un trans e andare col trans. Quello secondo me è votare sì. Perché no, è che è accontentarsi, è giusto che basta che respiri, cioè, no. Che non è nella mia indole, tra l'altro. Quindi. Per me invece dimostra semplicemente che io, vedi, non sono così, non sono inquadrabile negli schemi, perché uno come me, che si sa che, diciamo, non è proprio pro governo. Avere a che fare stare con te bisogna avere a fare che stare con te. Vabbè, dai. Comunque, bisogna cambiare tattica. Bisogna cambiare modulo. Quindi tu ti accontenteresti anche di un trans, ma lo dissi. Allora, possiamo dirlo tranquillamente, Omar, lui è il lapo della trasmissione. È giusto, il lapo dei faziosi. Emiliano è il lapo, questo potrebbe, il lapo dei faziosi. Ho deciso che il mio prossimo cane lo chiamerò. Lapo? Ma occhio, lapo e il can. Questo è il can, lapo. Va bene, dai, oggi volete aggiungere qualcos'altro qua? Diciamo che noi non avevamo tanta voglia di farlo. No, è che poi ci spaccano i maroni. No, iniziano dalla domenica sera, allora, sto podcast, quando arriva, noi... Fatete la fiacca, non ci avete voglia. Noi, però ci teniamo noi ad essere l'unico. L'unico, il primo. Il primo podcast, intanto, praticamente... di calcio, anche se ci sono stati quelli lì, come si chiama, i primi precursori sono stati i falli da dietro. Quelli lì che l'hai vista la partita, io no, non l'ho già visto. Quelli che non guardano mai le partite, però parlano delle partite. Secondo me loro capiamo poco, diciamo. Minchiata di turno, loro avevano successo perché piacevano molto alle donne. E falli da dietro. Falli da dietro. Quindi anche agli uomini, effetti, anche qui. Adesso è un periodo, Max, che litigano tutti fra podcast della Juve. Sì, poi c'è quello lì che ascolta sempre Emiliano, dove c'è Franco Neri, che
Franco, Franco, come si chiama lì? Come che si chiama? Non di fare i nomi. No, non fare i nomi. Non si fa. Litigano tra di loro su chi registra un giorno, se cambiano un giorno si arrabbia, su chi fa più ascolti. Noi ce ne freghiamo. Forse perché non ci caga nessuno. Vogliamo dire questo. Però noi siamo gli unici in cui c'è il confronto e anche lo scontro, come dimostra le nostre litigate che sconfinano anche nel personale. Noi siamo gli unici che bisticciamo tra noi, siamo non solo, siamo anche amici, no? Però litighiamo, non riusciamo a litigare parlando di calcio, perché in realtà ecco, siamo così, ci teniamo rispettivamente. Gli altri fanno finta, cioè gli altri se la prendono, fanno gli snobbi. Dover discutere su chi ce l'ha più lungo, cioè voglio dire, così noi se ce l'avremo anche piccolo, ma caratteristico un po' più piccolo, ma no, lo sappiamo usare bene, dai. Dai, detto questo, qualcuno da me si è anche lamentata, non può purtroppo, vabbè, dai, se non entriamo. Sono cose di gioventù. Qualcuno disse, guarda, parli sempre solo per guarda te, con te sono stato proprio bene, mi hai fatto ridere, divertire per tanti anni. Peccato che veramente è successo tanti anni fa, sì, però fidanzata storica, non facciamo il nome. Cioè lui si lamentava sempre, cioè, no. Sì, vado da cop, però si combina mai niente. Poi si sono lasciati. Questa, ma ancora adesso. L'hai detto anche tu, anche se c'ho dei problemi gravi di salute. Come? No, vabbè, è vero, c'ho dei problemi. Vabbè, ma che ne so se trombo o meno. No, ma dai, lo sappiamo. Non è vero. Abbiamo messo in difficoltà. No, dai. Non lo so, però... Ho fatto il nome, abita Nichelino, credo. Beh, insomma, no? Però in... No, anche da Odo, c'è la pizzeria. No, ma va. Sì, no, in confidenza... Anni dopo, non è che, cioè, molto umano, però vabbè, fu un caso, sarà perché ero giovane. Gli altri non te l'hanno detto. Gli altri non me l'hanno detto, no, gli altri non me l'hanno detto. Ma sai cos'è il segreto? Non chiedere mai. Sai quelli che, ah, com'è andato? Tu non chiedere, così non sbagli. No, a me me l'hanno sempre segnato anche banalmente il lavoro. Infatti. Gli è piaciuto il lavoro? Perché mai, perché poi... No, guarda, mi sarebbe più piaciuto... Bello, però sai, se avessi... No. No, è vero, non bisogna mai... Quando scoppio così. Ma così. Dici, bene, beh, insomma... Quindi, ok, dai, parliamo di Juve, che dite? Ma dai, è andata bene la Juve, ti è piaciuta? Sembrava quasi di essere a marzo. Bene, sai, c'è questa cosa che dovevamo aspettare. Ogni partita della Juve, una cagata, in genere. E però, dire, no, però vedrete a marzo, vedrete... Sabato finalmente si è visto, diciamo, Juve. Però una uccisione quasi. No, infatti adesso aspettiamo. Quindi l'Atalanta si è scansata. L'Atalanta si è scansata, è la 24esima squadra consecutiva che si scansa lo Juventus Stadium, quindi ci teneva anche l'Atalanta a entrare. Ormai dobbiamo vedere se riusciamo a fare il giro di tutte le squadre. C'è chi due volte, tipo il Napoli due volte, e quindi questi sono andati. Comunque parliamo un po' di questa partita. Penso, come avevo già detto, io non è che sono contentissimo, nel senso che aspetterei domenica. Perché l'Atalanta, ti ricordi che le altre puntate dicevamo, quando la Juve ha incontrato delle squadre brave tecnicamente, che facevano un certo tipo di gioco, cioè molto aggressivo, molto aperto, questo non è successo sabato, perché comunque non è nelle corde dell'Atalanta. L'Atalanta è una squadra molto tecnica, è anche molto giovane, veloce e ha lasciato molto spazio alla Juve. Infatti è quello il discorso. La Juve è andata abbastanza sul velluto. Inoltre la Juve era una squadra ferita, perché dopo che ha preso tre gol era ovvio aspettarsi una reazione da parte dei giocatori, e quindi l'Atalanta ha fatto un po' poco quello che vittima vittima sacrificale, dai. Adesso aspettiamo appunto domenica, che non c'è una partita semplice, e, anzi dal nostro punto di vista dei faziosi è anche, diciamo, la partita, no? Però lì vedremo qualcosa in più. Mi è sembrato di vedere un po' più di corsa nei giocatori, un po' più di gambe, un po' più di convinzioni. Se vogliamo entrare, poi vi chiedo una vostra, faccio un po' una carrellata poi di tutti gli argomenti, poi vi chiedo la vostra opinione. Mi è sembrato di aver colto una conferma di quanto dicevamo a proposito del centrocampo della Juve, ossia hanno giocato un po' tutti bene, anche perché secondo me non c'è stata quella pressione, specie, e quella cattiveria a centrocampo di, ad esempio, che c'è stata col Genoa. Però hai avuto Marchisio in campo, che ti dà molta più qualità anche
agonistica rispetto a Hernanes. Anche equilibrio, okay? Anche equilibrio comunque. Vabbè, Hernanes il ruolo lo fa bene, non lo fa bene come Marchisio, però il ruolo dal punto di vista tattico lo fa bene. Poi ovvio che la qualità di Marchisio è superiore. In più hai avuto Sturaro. Già con Sturaro e con Marchisio in campo hai potuto far giocare Pjanic neanche da trequartista, ma da fai quello che vuoi. No, perché era un Pjanic molto, molto libero. Ed ha fatto, credo, una delle migliori partite da quando è alla Juve. Insomma, è importante il fatto che ci siano stati due giocatori di corsa, come Marchisio e Sturaro. Questo quindi lascia, fa venire il dubbio lecito. Se invece di Sturaro avessimo un Matuidi, allora avresti una squadra di un certo tipo, nella quale anche uno come Pjanic può esprimere il suo valore. Invece il centrocampo della Juve è a tutt'oggi incompleto, perché comunque non in tutte le partite puoi far giocare Sturaro. Ho sentito delle analisi in cui si è anche detto che per aver potuto giocare meglio il centrocampo sabato hai dovuto cambiare il modulo in difesa. Quindi non avendo più due esterni, non giocando a tre, ma giocando grosso modo a quattro, poi il centrocampo è stato, ha fatto un po' più... Rimane un po' più coperto. E questa è anche una spiegazione importante, ma io non vado oltre perché non sono un tecnico e quindi non vorrei sparare troppe fesserie, però così ad occhio mi è sembrata una motivazione valida. Resta un po' l'amarezza dal mio punto di vista nel vedere Higuain giocare in quel modo lì, perché comunque continua, secondo me Higuain è felice della scelta che ha fatto, è felice di trovarsi a Torino, si è affiatato con i compagni, mi sembra che stia bene, si è ambientato bene, però in campo mi sembrano 90 minuti di differenza. Si è ambientato bene anche nei ristoranti della zona. No vabbè, ma al di là del fatto che appunto lui in ogni partita un paio di azioni, spunti alla Higuain li ha. Il problema è che arriva tardi. Cioè lo vedi, a me proprio visivamente sembra appesantito, sembra meno brillante. Può essere una questione di non solo e non tanto di forma, ma quanto di allenamenti diversi. Voi penso sappiate che qualunque giocatore arrivi alla Juve, la prima cosa che dice, qua si lavora in modo diverso, si lavora molto più pesantemente da un punto di vista fisico e quindi i primi mesi sono un po' un problema. Potrebbe essere quello, io me lo auguro. Sta di fatto che io vedo un Higuain che non sa bene come muoversi. E più vedo crescere Mandzukic, che sabato ha fatto una partita clamorosa, e più mi sembra un Higuain in difficoltà, perché poi Mandzukic diventa un po' il perno di tutte le azioni d'attacco e Higuain... Lo vedi che a volte sta fuori aria perché di qua la palla mi arriva e continua, a mio parere, ad essere un problema. Prego. Un problema di far giocare Mandzukic e Higuain assieme. Però è anche vero che adesso che rientra Dybala bisogna vedere chi di due è quello, perché poi il sai il problema più grosso posto in questo momento qui, ritorniamo ai discorsi che facevamo all'inizio. E sarà capace gestire questa cosa Allegri della pesantezza del giocatore? Anche perché diventa difficile tenere fuori un giocatore come Mandzukic adesso. Perché adesso come adesso milioni, lo so, non è neanche semplice. Da allenatore, è vero, ma da allenatore è costretto a dire chi lascio fuori. Perché adesso Dybala devi farlo come entrare. Come se te avessi granata appesantito e c'hai... Nei rotti in forma. No, però diventa dura. Sempre citato Nei rotti. Nei rotti non sa di questa vorrà trasmissione. Il copyright. Lui non sa di questa trasmissione. Lo sa, spero però che non ci ascolta. Se no, però poi viene e dice... No, dai, ditemi due cose sulla Juve. Il discorso è quello, cioè io dico che la difficoltà può essere quella. Del centrocampo io ti dico, sono d'accordo in parte a quello che dici tu, ma in parte secondo me la Juventus ha comprato dei giocatori per giocare col 4-3-3, quindi la difesa 4 e 3 giocatori a centrocampo e 3 giocatori all'attacco. La Juve deve giocare col 4-3-3 perché ha gli uomini per poterlo fare. E c'è anche un bel popolo di esterni, però, che comunque... ho capito, però... Perché
sono tutti ritrovi. Allegri si trova in un momento in cui Steiner, Quadrado, c'è stata una confusione inizio del campionato, quando dovevano comprare dei giocatori, c'è stata una confusione. Detto, è il discorso che abbiamo già fatto. Dani Alves, vabbè, adesso sei infortunato, quindi meno male che c'è Lick Steiner, che non l'avete venduto, perché comunque se no era di nuovo un problema anche in quella fase. No, io il derby avrei preferito Dani Alves e Lick Steiner. L'ho detto anche l'altra volta, però dire, cioè, la Juve forse è stata costruita come se volessero fare il 4-3-3, però non riescono a farla perché è piena di esterni e c'è un centrocampo che ne manca un po'. Io a parte non sono convinto di questa cosa. Penso, però dovete pensare una cosa, che uno, intanto l'abbondanza di esterni fa propendere comunque per un 3-5-2 ideale. Teoricamente no, sì, ti rientri in quel modo, già solo da una parte hai Lick Steiner, Dani Alves e volendo Quadrado. Dall'altro hai Alexandre e De Vrij. E in più, attenzione, la Juve ha i tre centrali tra i più forti d'Europa. Berardi lo voleva pure prendere, ma se fosse arrivato Berardi, penso che Quadrado non sarebbe arrivato così ad hoc, però. Sì. E quindi hai quei tre centrali là. Che chi lasci fuori? Cioè, se ci sono tutti, magari ne fai ruotare uno, però hai comunque Bonucci, Chiellini e Barzagli. Sai, l'ideale è metterli in campo tutti e tre, e c'hai la difesa fatta. E quindi vedremo. In questo momento stanno sfruttando proprio questa situazione di avere la difesa più forte, una delle più forti. In questo momento, perché c'è Bonucci, Rodolfo, adesso si è ripreso, però. In compenso manca Bonucci, manca ancora Barzagli, per fortuna che sono stati comprati Rugani l'anno scorso e Benatia quest'anno, perché ovvio che vengono un po' a mancare dei giocatori. Sul centrocampo che dite? Il centrocampo l'abbiamo già fatto 2000 volte il discorso, è chiaro che Marchisio in campo fa la differenza, specie in quello che si è visto quest'anno, un centrocampo che è stato costruito abbastanza da cani, secondo me, e la Juve sta pagando questo, dall'avere il centrocampo forte, ad avere questi che fanno quel che possono. La Juve era troppa sicurezza di prendere Witzel. Ma non credo, perché anche Witzel è stato un discorso che è venuto. Secondo me forse era troppa sicurezza di prenderne, di trovarne uno che poi invece non è arrivato. Si è puntato forte su Matuidi e poi non si è trovato d'accordo. Poi si è puntato su Witzel e non si è, sappiamo tutti com'è andata. E quindi è ovvio che ti sei trovato con un grosso problema che ora stiamo... Secondo me è un grosso problema però. Che si acuisce nel momento in cui ha una squadra che, uno, subisce tantissimi infortuni di varia natura, ne abbiamo parlato tante volte, e due, una squadra che è pesante, pare, per scelta. Perché è una squadra che deve correre a febbraio e marzo, come si dice, quindi è ovvio che se hai centrocampisti non proprio veloci, non proprio di contrasto, in più appesantiti, è ovvio che poi fai figure però come quella di... Io dico, la settimana scorsa si è un po' recitato il De Profundis della Juve dopo la partita contro il Genoa, eravate tutti sul piede di guerra, tutti schifati. Perché noi non accettiamo. No, ma io sono pienamente... Ma anche i giornalisti però, dicevano ormai... No, non voglio perdere 1-0, ma 3-0. No, sono d'accordo, però... È vero. 3-0 però... in 15 3-1, minuti. Sì, però ti dico, è vero, tutto quello che vuoi. Combinato il 3-0 forse era però, più che altro. Ma per carità, ma è stata una partita... Però io, l'altra volta non l'abbiamo detto, che la trasmissione non l'abbiamo fatta. Il Genoa per me è una squadra che comunque ha nelle corde di mettere in difficoltà anche una squadra come la Juve. Cioè, contro il Genoa può vincere, può perdere chiunque. Se imbrocchi la giornata sbagliata, sia per tu che vai a giocare e hai la sfiga di imbroccare la giornata giusta del Genoa, come è capitato domenica scorsa, perché il Genoa ha fatto un partitone della Madonna. È capitato anche al Milan quando è andato a giocare. È quello, cioè ti ritrovi che può succedere, che ha dei giocatori veloci, ha della gente che comunque atleticamente corrono come dei matti, cioè sono dei sudamericani, sono fuori di testa. La Juve non è arrivata in un periodo di forma stratosferico, questi qua l'hanno presa subito a pallate e pronti via 3-0, cioè la partita, non dico che sia finita perché poi gli danno magari quel rigore e la partita si riapre, il rigore che non hanno fischiato Mandzukic giusto che era stato atterrato in aria, sì. Io penso che la Juve comunque le caratteristiche per potersi portare a casa il campionato senza grossi problemi ce le ha. Però... E secondo me
sono poi curioso di vederla a febbraio, che cosa succederà, perché sicuramente a febbraio vedremo delle partite diverse, vedremo anche degli avversari diversi, delle motivazioni anche diverse, perché poi nel momento in cui tu vai a giocare magari un ottavo di finale di Champions, spero contro una squadra forte, perché secondo me speriamo, perché secondo me comunque la Juve è motivata maggiormente, sì, vuole giocare contro la squadra forte, magari contro un Bayern Monaco, sai come sarebbe bello la rivincita contro un Bayern Monaco. Sai, contro Ancelotti, allenato da Ancelotti, ci sarebbero delle motivazioni che secondo me farebbero sicuramente cambiare, ce l'auguriamo, svoltare la stagione della Juve. No, vabbè, io ribadisco ancora una volta, il problema non è nei risultati, perché nei risultati, che sono sempre la cosa più importante, è chiaro, la Juve è prima nel campionato e nonostante tre sconfitte è prima in Champions, adesso vediamo domani, no, in Coppa Italia ancora non ha giocato, e quindi direi che i risultati ci sono. Io continuo a dire una cosa e qui mi riallaccio al secondo punto che volevo affrontare. Io penso che però che quando uno guarda la propria squadra, specie se la propria squadra è così forte, ha così tanti mezzi, perché non stiamo parlando, per dire, penso, di come era il Toro 3-4 anni fa, no? Squadra importante, forte, che ha fatto degli investimenti importanti, e poi ti chiedi, uno, perché questa lacuna incredibile, cioè perché questo centrocampo costruito così male? Come la difesa del Toro, no? Sì, però fatto con altri, cioè con tutti, la Juve ha tutti i mezzi per fare il top. Budget in realtà, e poi perché uno debba giocare, guardare le partite, almeno quello che capita a me, ma capita a tantissime persone, alla maggior parte, di dire, ma che schifo, cioè per 90 minuti, anche le partite che vinci, tranne come nel caso contro l'Atalanta, ok, no? Però tutto il tempo a dire, ma che schifezza, cioè, ma non divertirsi, ma qua non sta parlando un amante del calcio champagne, a me del calcio champagne non è mai fregato niente, a me interessa vincere. Sei contenti di un prosecco? Sì, un Berlucchi, no? Cioè, una roba appena... Anche perché si è sempre detto che, cioè, in Italia non ci dovrebbero essere problemi per la Juve vincere il campionato, ma almeno cerca di giocare bene per prepararti per l'Europa. Sì, ma dico bene, perché poi comunque i problemi che hai poi te li porti dietro, poi vedremo cosa succederà. Ripeto, secondo me in Champions c'è comunque andata bene, perché a Lione abbiamo vinto, ma è stata una meritata, però... Poi a Siviglia sappiamo. A Siviglia diciamo che è stata una gentile concessione di Vázquez. No, di Vázquez. È Vázquez che ha perso la brocca, ha fatto quei due falli che comunque ha praticamente... Poi, per carità, a Lione hai vinto nonostante l'inferiorità numerica, è un arbitraggio abbastanza agghiacciante, quindi cioè, ci sono tutte le... Hai vinto a Kiev in modo abbastanza netto, a Kiev, a Zagabria. Mi sono corretto su. È il Dinamo che è a Zagabria. Loro quando vanno in Europa sì, amico, noi in Europa a giocare lontano, voi al massimo ad Orbassano. Ok, perfetto. Ricordati anche l'altro detto. No, non lo voglio sapere. Ecco, perché se no mi scatta subito. In Europa. No, quindi dicevamo, e qui mi allaccio un po' a Conte. Ormai io due domande ti faccio, vai, secche, così, vai, e mi rispondi. Cosa ne pensi in questo momento di Conte? Cosa ne pensi? No, aspetta. E secondo te, Allegri è il prossimo allenatore della Juve? Belle queste. Ah, di Conte, per quello che ho sempre detto, Conte è uno dei migliori allenatori in circolazione e questa esperienza, cioè secondo me l'esperienza in nazionale e l'esperienza che sta facendo in Inghilterra lo farà crescere ancora di più, perché poi l'anno prossimo giocherà la Champions, comunque vada, penso sia abbastanza scontato, con una squadra con i mezzi del Chelsea. Non gioca la Champions, con una squadra, la Champions. Con una squadra, perché il Chelsea è una squadra relativamente giovane ad alti livelli europei, però è una squadra che in Champions spesso becca, a volte vince anche quando, come quando ha vinto con Di Matteo. No? Anche quando non è assolutamente la squadra più forte, quindi è una squadra a vocazione europea allenata da un grande allenatore come Conte, che però in Europa deve ancora dimostrare tutto. Per me tecnicamente, come preparazione, Conte è tra i migliori insieme a Guardiola, non a caso sabato è stata una grandissima partita, un grandissimo duello tra due grandi. Poi è ovvio che Conte, da un punto di vista umano, ha delle lacune. Ma non parliamo qua di riconoscenza, non riconoscenza, perché nel calcio professionistico queste parole sono
inflazionate, abusate e contano relativamente, perché lui fa delle robe che non dovrebbe fare, le abbiamo dette tante volte, mettere se stesso davanti a tutti quando c'è da celebrare invece una vittoria da dare ai tifosi, da dare ai giocatori, invece lui è non so se resto, se non resto, questa squadra è finita, parole come il ristorante da 10 euro o scappare a 2 giorni dal ritiro, questa è una roba che neanche all'Inter si è mai vista, okay, quindi, e questo è anche il motivo per cui io comunque guardo con simpatia quello che fa Conte in Europa, però non dimentico quello che ha fatto Conte alla Juve, nel bene ha fatto tantissimo, però purtroppo anche nel male, e l'epilogo non ha cancellato, ma ha sporcato quanto di buono ha fatto da allenatore, ma anche da giocatore e da capitano della Juve, ok? Sulla seconda domanda, se Allegri resta, non lo so, io ti dico la verità, spero di no, ma non ce l'ho pregiudizialmente con Allegri, perché voi lo sapete, chi ascolta lo sa, io ho difeso Allegri fino alla fine, l'ho difeso fino all'inizio di quest'anno, però francamente sono stufo di vedere la mia squadra giocare così. Fai come qualcuno che ti ricordi che diceva che schifo Allegri quando è arrivato lì, una merda, Poi dopo... Sì. Dopo un po' quando le partite cominciavano ad andare bene, no, perché io quelli che criticavano Allegri, poi vai a vedere, era partecipe di un gruppo Allegri vattene, merda. Io penso che almeno questo non e chi vedresti la Juve? No, non ho idea. Saresti per un italiano o per uno straniero? In teoria sarei sempre per un italiano, perché secondo me l'ambiente mi disse una cosa molto, molto importante, una persona che non mi ricordo chi era, però ha detto questa cosa qua, uno dei segreti per cui la Juve in Italia ha questa tradizione vincente, il secondo diciamo, perché il primo no, il primo si sa, quindi il secondo motivo per cui la Juve è sempre tradizionalmente così vincente è che ha una base di italiani predominante, importante, specialmente nei suoi giocatori simboli, è sempre stato così, perché alla fine, l'anno scorso quando la Juve andava male, vedevi comunque che c'erano i giocatori stranieri, specie i nuovi arrivati, erano tranquilli e sereni, no? Perché, poi si perdevano in altre squadre, ti capita la stagione sbagliata e amen, non ne fai un dramma. Ci hanno pensato invece i giocatori, per lo più italiani, della vecchia guardia, a dire qua non funziona così. Perché? Perché i giocatori italiani vivono in Italia, sanno cosa vuol dire essere della Juve, ok? E questo lo trasmettono inevitabilmente in campo. Quindi secondo me alla Juve andrebbe meglio un allenatore italiano. Il sospetto è che se comunque la stagione si addrizza, se si conclude come si spera, cioè con la vittoria del campionato, la Juve sul lastrico e l'Emma è vittoria in campionato e una discreta prestazione in Europa, diciamo non l'eliminazione agli ottavi ma perlomeno ai quarti, ho l'impressione che si vada avanti con Allegri, quindi non dipende da me che dobbiamo fare. No, però dico questa cosa qua che non si può parlare di Conte, perché altrimenti se diventi una vedova se ne parli bene e ti viene detto no ma tu non ti ricordi come succede anche al toro con Ventura, è la stessa cosa, sì, è un po', se parli, ci può stare, però è un po' diverso perché Conte è stato più che un allenatore importante, Conte è stato il fautore della nostra rinascita, ma Conte è stato giocatore per tanti anni, è arrivato giovane da tifoso della Juve, è diventato capitano della Juve, cioè è stato comunque un simbolo di quella squadra, anche come giocatore, no, infatti per voi era uno dei giocatori più odiati, perché era il classico ideal tipo di gobbo di merda, no Conte? Sì, scarso, è arrivato scarso sì, da Lecce, era inguardabile, cioè le prime partite che faceva Conte, ma io me lo ricordo, eravamo ragazzini, ridevamo, ma chi è sto brocco che ha messo in Conte, uno scarpone, poi alla fine invece attraverso l'allenamento, la grinta, il carattere ha colmato questo gap nei confronti di altri giocatori che sicuramente tecnicamente erano più bravi di lui, cioè non possiamo negarlo, non era la cima, insomma, quindi è uno, è,
così. Comunque, detto questo, ancora due cose veloci, poi passiamo alle domande e poi al Toro. Una cosa spiacevole che ci tengo a rimarcare, come tutti sapete, purtroppo c'è stata questa tragedia della squadra brasiliana che non nomino perché non mi viene il Chapecoense. Troppo difficile da dire. E sabato sera allo stadio è stata come in tutti gli altri stadi, ma secondo me è stata creata anche un'atmosfera molto particolare col buio, con l'illuminazione nel tabellone del simbolo di questa squadra, con i giocatori abbracciati a fare il minuto di raccoglimento, e in rete è girata invece una foto di uno striscione risalente a un derby di un paio d'anni fa, c'era ancora il logo Nike nel tabellone che si vede, e l'hanno fatto passare come striscione. Io mi chiedevo se sta roba avessero rispolverato quel vecchio striscione, perché io me lo ricordo che l'avevate già messo, oppure se fosse... No, sarebbe roba. Stato veramente stupendo, che quando fu mostrato quello striscione fu fatta una cosa stupida, che non insultava come... Era un derby. Non insultava la tragedia, il grande Torino, però secondo me era del tutto... Sì, capito, solo i nostri meritano l'onore, ma il rispetto. Una cosa che veramente io, quando lo vidi ai tempi, dici certo che voi non perdete occasione per scrivere più chiaro. Questa storia della squadra brasiliana non ho seguito niente, perché mi viene un magone che non ne avete neanche idea. Preferisco aver visto le immagini così e... sono quelle cose che... Ti stavo dicendo che è una cosa che non mi ha toccato veramente il cuore, che non sono riuscito a seguire bene. Cioè, non... Sì, non ha neanche letto più approfondito. Approfondito perché veramente, a parte che mi fa venire in mente il grande Torino e tutte queste cose qua, pensare che nel 2016 possano ancora succedere queste cose, perché cioè, comunque è una fatalità, però se, come si dice che è rimasto senza carburante, queste cose qua ti fa incazzare. È abbastanza incomprensibile. È incomprensibile. Poi si parla del rischio che comunque... sti giocatori che girano mezzo mondo, mezzi continenti, che sono sempre pensi. È quello che in effetti... Cioè, guadagnano non è per giustificare... Non è per giustificare i soldi che guadagnano, perché su certe cifre non c'è giustificazione, perché non è che servono delle vite o robe del genere. Però comunque non è che facciano proprio una gran bella vita. No, sono sempre su, comunque fanno un sacco di viaggi in aereo. Tu dovresti a fare il calciatore. Ah, sì, certo. No, ti abitui, secondo me poi alla fine ti abitui. Ma se no fai come Berca, che non volava mai. Prendeva il treno, partiva prima. No, vabbè, comunque era per dire che quella foto che ha circolato, per quanto stupida potesse essere, però avrebbe avuto, veramente sarebbe stata una roba assurda se fosse stato uno striscione messo sabato. Cioè, no, io infatti me lo sono chiesto. Scusa Omar, è chi sapeva, perché è ovvio che tu tifoso vedi la cosa e dici ma guarda te, sti gobbi come sempre si distinguono, no? Non stai a guardare che nel tabellone c'è il simbolo della Nike e quindi ti fa capire che come minimo è vecchio di 2 anni, no? Il problema è chi si inventa queste cose. Vabbè, ma lì può anche darsi che siano quei tifosi dei gruppi Facebook. È tutto da un gruppo del Napoli, tra l'altro. Gruppo del Napoli, ma è speculare su una tragedia, cioè è per dare, per dimostrare il teorema secondo cui la Juve è quella che è, la peggior tifoseria del mondo, vai a speculare su una tragedia, la trovo una cosa francamente... No, chi è che specula sulle tragedie? Da ambo le parti, non c'è giustificazione. Se no. Non merita neanche che se ne parli. Comunque è giusto dirlo, perché sai... Ma tanti della Juve non sapevano, io ieri sono intervenuto in una discussione di una ragazza che è stata attaccata, lei tra l'altro di Napoli, questa cosa, lei non la sapeva. E comunque diceva sì, comunque questi della curva della Juve sono dei cretini se hanno messo uno striscione così. Ok, io ho detto guarda che non è stato messo. Aspetta, mi viene in mente anche lì, ha avuto da dire il nostro amico Elia, ha avuto da dire con dei tifosi del Napoli che si è preso qualche bel vaffanculo, perché è andato a scrivere che Higuain
è grasso perché non corre più, perché a Napoli lo facevano correre perché gli volevano rubare l'orologio. Ho scritto in un gruppo su Rutto Sport, si è beccato qualche vaffanculo, tua mamma. Allora, sì, lettere dai nostri grandi ascoltatori. Sempre i soliti. Allora. Ma basta, ma non scrivete più. Allora, vittoria senza cognome. Statistica. Cosa grande esperta di cosa ne pensate dei 100 milioni per blindare il Belotti? Uno può metterne anche a parte, posso dire una cosa? Certo. Ma che cazzo gliene frega Vittoria quanto costa Belotti? Ho capito, però Vittoria, che cazzo è un argomento comunque che ci serve. Che cazzo te ne frega Vittoria? Ultimamente parlano più di Toro quelli della Juve che non so, cioè, guarda che io ci sta tutta la clausola 100 milioni. Se troviamo qualcuno che ce li dà, perché? Dicevamo stamattina, se Caido trova uno che dà 100 milioni, chiude tutto. Ma anche se Santo 70. Vende il Toro, se si incassa la plusvalenza e via. No, anche perché tu dicevi stamattina, non è che punta più in alto, vuol prendersi l'Inter o il Milan, ma il Toro ha la libertà di vivacchiare in una squadra come l'Inter o come il Milan. Se tu diventi presidente sei obbligato a vincere, quei mezzi però. Ma con quei mezzi, ma sai che Cairo non è... Se ha il giro di fatturato elevato, lui il modo per mettere le cose a posto. Però il problema è che però devi anche ottenere i risultati. E non so se riesci a far quadrare le due cose. Non è facile, secondo me. Al Toro hai un po' più le mani libere perché t'accontenti anche magari di arrivare, se ti va bene, in Europa League. Cioè non è che hai la pretesa, non c'è lo stesso di arrivare in Champions, lo stesso di dovertela giocare. È ambizioso, può valere un po' come ma lui è un imprenditore ambizioso e credo che il calcio lo sfrutti per crearsi popolarità, per entrare negli ambienti giusti. Con Milan e Inter non ci puoi guadagnare. No, tra l'altro. No, ma con nessuno. E anche mettere a posto... Far quadrare i conti non è facile. Non è facile, quindi secondo me non mi spaventa. Il conto avere 20-30 milioni di debito, che conto centinaia e centinaia. Non mi spaventa questo discorso. La clausola, sinceramente, la trovo una roba un po' strana. Ho già qualche mezzo accordo. Oggi già si parlava di Manchester United che fosse già pronto a pagare la clausola di 100 milioni di euro per Belotti. Non lo so se cosa possa significare la clausola di 100 milioni messa solo per l'estero. È una mossa un po' particolare, cioè nel senso Belotti effettivamente vuole andare in Italia, quindi si vuole tenere le mani libere, però c'è anche da dire che non saranno 100 milioni, ma saranno comunque quantomeno 50, a meno di 50 milioni di euro, Cairo non credo che venderà Belotti. Quali squadre possono spendere oggigiorno nel campionato italiano 50 milioni per prendere un attaccante? Ai posteri l'ardua risposta, ma credo che siano un paio, non di più. Non lo so. Io penso che abbia già qualche mezzo accordo di massima con qualche squadra inglese. Può essere, visto che già se ne è parlato in passato. Sì, ti sai. Anche se però non rientra nei piani di Guardiola un giocatore così. Infatti. Sì, con Guardiola conta poco, cioè rientra più nei piani di Conte un giocatore del genere. Decisamente, con il gioco che fa Conte. Sì, però Conte a Costa. Vabbè, ho capito. È abbastanza coperto. Sai che Abramovic è veramente forte. Visto che stiamo parlando di calcio internazionale, quello con l'Italgas. No? C'ho ancora un paio di domande. Abramovic con l'Italgas. Sì. Allora, qua vi chiedo concentrazione perché è una domanda di Aline che io non ho capito. Quindi sarà già fatto capire. Ascolta seconda. Aline è proprio una gobba di merda. Sì, bravo. Cioè, proprio la gobba di merda. Ma non farebbe male a una mosca, perché non riuscirebbe neanche ad ammazzarla. È bravo. Gobba di merda. Vabbè, diciamo, ma questo è un. Diamo accettare quelle che dice. Come offesa, ma no, per noi è una cosa. Offesa, proprio per dire che è una gobba di merda. Perché è stata fatta? Banda, non te la dai. No, io leggo, non discuto più. Io leggo. Ok. Io faccio solo discussioni con te, Omar. Banza. Poi non c'è tempo per parlare del Toro. Velocissimamente, però Banza, Aline. Tra il sugo, il pesto, la lavatrice, cioè, scrive un po' di calcio, guarda qualche partita, ma vedi. Magari perché Maradona non capisce un cazzo. No, non si dice. Io non ho mai detto una roba del genere, però. L'hai detto. Allora, aiutatemi a capire la domanda di Aline. Ho letto.
Vabbè, io non ho capito tanto. Ho letto online che l'insostituibile della Juve adesso è Mandzukic. Nella foto appare Mario e alle sue spalle Higuain. È ovvio che ogni riferimento a cosa o persona non è puramente casuale. Secondo voi articoli di questo tipo... Ma che... quali articoli? Non ho capito quali articoli, però... Quale foto? Non ho capito. No, non c'è nessuna foto. Leggi la domanda, vediamo. Quanto influenzano emotivamente un giocatore? In questo caso è un articolo... Ah, è un articolo che gira sul web. Però tutte queste chiacchiere con Higuain non sono esagerate. In TV è scoppiato il caso di Higuain, nei giornali tipo... Chi è di Bruce Wayne? Non è troppo amplificato... Diciamo che il problema qua è di un articolo che ha in mente Aline, che però non ci dice qual è, quindi noi non possiamo sapere. Però, su caso Higuain, quando tu sei il giocatore più pagato della storia del calcio italiano, come prezzo di cartellino, tra l'altro un acquisto clamoroso, 94 milioni, e sei il giocatore più pagato in assoluto della Serie A, le critiche te le... È ovvio che qualunque cosa fai... Hai l'attenzione, hai le critiche, funziona così. Aline. Ma certo, su Padoin non si è mai parlato così tanto. Ma neanche se ti fa male una partita su Raro o qualsiasi cosa. No, 8 milioni per un giocatore, e poi lui gioca così, è chiaro che ha messo in discussione. Accadde anche a Bale, nel Real. Assolutamente. Cioè, anche lui 100 milioni, Pogba. Anche Pogba sta ricevendo lo stesso. Io lo sto vedendo molte partite, non sta affatto giocando male, ma è ovvio che si aspettano molto di più i tifosi per primi, perché ti arriva Pogba 120 milioni, quanto è stato, 105 milioni, quanto è stato pagato, ti aspetti. Ma poi i giornalisti ci sta che comunque vedi un acquisto del genere e sei pronto sempre a dargli conto. Facciamo una domanda intelligente, non che no. Cioè, no, il bello è che noi, no, cioè noi gliele diciamo le cose come noi gliele diciamo in faccia, dà le rasoiate, lui gliele dà, come si dice, da finisseur, no, da finisseur. Filippo, chiedo una domanda tecnica altamente specializzata, ma Banzao settimana prossima viene solo se il Toro vince? Filippo, no, i cazzi tua, Filippo, fatti i cazzi tua, Filippo, non è un cazzo da fare che ascoltare i faziosi, vedere come fa Banzao, quello che dico anch'io, cioè, fatti i cazzi tua, no, i derby, quale derby? Fino a prova contraria, Emiliano ha detto tra le righe che Aline ha fatto una domanda del cazzo, cioè, ho detto che questa è una domanda Aline B. No, la vera domanda è: può essere questa partita con l'Atalanta quello che è stato il derby lo scorso anno, ovvero la svolta della stagione? Secondo me no, nel senso che l'anno scorso c'era proprio una crisi di gioco e di risultati, e quindi quel gol mi sembra di Cuadrado al 92esimo che ha fatto il cuore, Banzao, guarda il cuore di Cuadrado, non so se ti ricordi, ha rappresentato qualcosa. In questo caso la Juve ha una crisi forse di gioco, però è prima in classifica, quindi penso semplicemente che nel momento in cui ci avvicineremo finalmente a marzo, ossia le gambe gireranno un po' meglio e magari si recupera qualche infortunio, inevitabilmente la Juve giocherà un po' meglio. Ok, domande finite. Passiamo al Turin. Le grandi domande, tra l'altro. Devo dire che sempre il solito. Filippo non è sempre il solito. Filippo, ma chi è Filippo? È un nostro ascoltatore, c'è anche il cognome, non è che metta uno nuovo. Filippo, guarda che sto scherzando, sì, è un ascoltatore fedele, quindi sa come immagino la cultura di quest'uomo calcistica, immagino la grande competenza. No, ma ci sta. Allora, parliamo del Toro, chi riassume un po' la partita? Omar. Allora. Intanto Omar l'hai visto? Almeno, l'ho visto. L'ho visto sempre nel mio sito russo. No, lo devi ridare che io poi te lo ridarò. Poi voglio che Cairo spenda i soldi. Ma guarda, io alla vigilia non avevo una cosa. È lo stesso te che vuoi tirare sul pile e poi ti fai fare i lavori da tuo zio, questi. No, il paragone è uguale, vero? Ma che c'è? Dai, ci sta, dai. Anche tu l'apri in nero, quindi è inutile che stiamo cantieri e cantieri. Cioè, cantieri in nero, di qua c'è i soldi imboscati in casa e non sai come cazzo fare. E ti metti lì a parlare di uno dell'altro, per favore. Cioè, chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Io di questa cosa non ne parlo mai, quindi sto zitto. Omar, dai, che Omar è una persona... coerente, onesta soprattutto.
Nel frattempo Banzò si sta facendo i fatti suoi, sta cercando la macchina. Sta facendo i cercando la macchina da pagare con... No. Si può più, ormai non si riescono più a fare. Ma non si riesce. Cazzi tu, adesso il governo. No. In mezzo al governo. Cazzo, abbiamo votato noi. Adesso c'è nel limbo, no, nel limbo. No. Tutto quello che c'è da fare. No, allora, il, il toro... Sinceramente alla vigilia non avevo delle buone sensazioni, perché la Samp è una squadra che ha un allenatore quadrato, una squadra quadrata, no, una squadra quadrata, una squadra che comunque è equilibrata, Giampaolo comunque un ottimo allenatore, l'avessi mai detto. Stare una lancia a favore di Omar, che Omar avrebbe preferito un allenatore come Giampaolo. Forse sì, ma forse sì, ma è vero, ma me non mi vergogno a dirlo, perché Giampaolo è un allenatore che ha avuto meno di quello che ha, secondo me, sì, muore che anche questa Sampdoria a livello tecnico non è che abbia dei grandi fenomeni, sì, ha dei giocatori forti, a Muriel, lo stesso Quagliarella che comunque è sempre però ha anche tanti giovani. Tanti giocatori, vabbè, Cassano non c'è neanche più, l'ha messo fuori rosa, però ha anche tante scommesse, Schick, quello che ci ha segnato alla fine della partita, che tra l'altro ha già anche segnato alla Juve, ed è già un giocatore che era quello che era uno scandalo, fa giocare gli scarponi, alla fine è entrato a una media realizzativa della Madonna, però... Perché è quadrata come squadra, e noi, secondo me, contro le squadre equilibrate, ben messe in campo, che non lasciano spazi, tengono palla, ti fanno stancare, perché comunque noi andavamo in pressing, tante volte la palla non la vedevamo, i giocatori correvano a vuoto, quando avevamo palla noi, loro si facevano comunque un po' schiacciare, però coprivano, infatti Belotti mi sembra che non abbia avuto neanche un'occasione, Ljajic si è specchiato come al solito quando poi imbrocca quelle giornate lì in cui comincia a provare sempre a fare 2-3 dribbling, a tirare, tira da tutte le parti, non c'entra la porta, mai una volta che la passi, purtroppo poi succedono queste cose qua, è ovvio che poi, vabbè, lo devo di nuovo ridire, abbiamo dei problemi enormi, secondo me, in difesa, perché abbiamo almeno tre elementi della difesa a 4 che faticano, Banza, dimmi te chi sono questi tre elementi della difesa a 4 che faticano? Il problema è che Bobo Moretti... No, perché Bobo Moretti, la difesa a 4 che era titolare domenica, chi so, forse tu non l'hai vista, comunque, allora, i soliti, Parreca, la fase difensiva, questa sconosciuta. Neanche più il Toro, guarda. No, cosa viene a fare? No, no, ha perso il sito russo per quello. No. Dateci un link per Banzao. Te lo do io, dove il problema, questo è il titolo. No, questo è il problema è questo. E sono due volte di domenica che vado a fare il babysitter. Sai che mia figlia adesso ha 3 figli. Allora siamo in fase organizzativa. Pensa se anche l'altra tua figlia fa 3 figli. Mamma, aspetta che già adesso è ancora giovane, adesso prende la uccidio. No, ma sicuramente non c'è mica niente di male, cioè, no, ma figurati. Fai come mio padre che ha 23 anni. Ma per un padre la figlia femmina non si dicono queste cose. Io ti capisco, lo so, tu mi capisci, però dopo la prima, la seconda. Anche dopo il primo auciglio che prende, il secondo poi è meno grave. La prima mi fa, mia moglie mi fa, guarda che ho portato mia figlia dal ginecologo, gli ho fatto dare la pillola. Aia. 17 anni. Cosa devo fare? E poi lo guardate, hai ragione. Poi il giorno dopo è arrivata, ciao Bobo! Hai fatto bene a dargli la pillola. No. Comunque pensa solo Banzao, adesso non glielo auguro, però pensa io non glielo auguro, però scherza neanche. Poi vediamo, non dovrebbe, insomma, non ha ma è troppo piccolo, sai che quello dopo una certa età è lì che vuole menare un tamaro, è diventato lascia perdere, ha detto sul hanno inquadrato il Babacar, oh, lascia perdere, questo va troppo ridere. Insomma, è un po', sai come sono i bambini, no? Domenica c'era Fiorentina a Palermo, quando ha segnato il Babacar, che l'hanno inquadrato, gli ha fatto il primo piano. Lo guarda e fa, papi, non si dice. Sei uno stronzo. Che cosa non si dice? Pensa che educazione che dai. Detto, non si dice. Dai, non si fanno queste cose. Pensa che dai. Vabbè, dai, continuiamo un po' con questa parte. Sentiamo, abbiamo capito, dai, Banzà.
dici qualcosa su sta partita, dai. Se no, Omar va avanti. È una partita che mettiamo la temiamo come partita, perché comunque Genova ha un campo difficile, sia da sponda genovana che da sponda sandoriana. Poi ci sono dei trascorsi tra di noi, tra la Samp, che noi un mini derby con la Samp, e me. Che dire, il Toro, in queste, se devo fare un bilancio di queste ultime tre partite, in due ci è andata bene con l'aiutino, diciamo così, sinceramente. Questa partita qui era una classica partita che chi segnava primo vinceva. Dopo due minuti che è iniziata la partita abbiamo colpito una traversa, e lì era un segno che... Arbitraggio scandaloso, perché hanno annullato un gol a Maxi Lopez che c'era tutta la non si fa, ma dai, ma era un metro in fuorigioco, mezzo metro in fuorigioco, però sì, ma vai a guardare il mezzo metro quell'arbitro di merda. Cairo che è padrone di RCS, e tu ti permetti di annullare un gol del genere, cioè, scusa. Sulla Gazzetta cosa hanno? No, sulla Gazzetta è andato 4 all'arbitro il gol. No, sto scherzando, dai. No. Comunque, è un Toro che ha avuto in questo mese qua di novembre, come un po' di squadre, ha avuto un calo fisico. Speriamo che adesso a dicembre, con la prima partita di continua. Ha avuto tre partite. No, però un calo di gioco. Non secondo me, Crotone, Chievo, che sono state due vittorie. Cagliari, però diciamo che con l'aiuto di Cagliari, Chievo e Crotone, nell'ordine Cagliari, Crotone e Chievo. Vabbè, però col Cagliari non avete avuto favore. C'è da fare un'analisi. Diciamo che erano arrivate due vittorie, tre con quella di Cagliari, però che non avevano convinto, e quindi era come se la sconfitta un po' fosse nell'aria. Tu devi, il bicchiere lo vedo mezzo pieno, non come mezzo sempre vuoto. Ma perché quello? Perché prima di tutto io dico... Tu mi sai che è sempre vuoto, ma... Sei divino, perché te lo vedi? Allora, io sono venuto qua e ho sotterrato l'ascia di guerra. L'ho sotterrata. Se la devo dissotterrare... Hai solo da dirlo, dico qualche perle che c'hai tu, le dico, io. Me l'hai servito. Non ha neanche ancora bestemmiato. No. Questa me l'ha servita sul piatto. Cioè, chi si aspettava di vedere Torino a 25 punti a questo nessuno. No, del campionato, con ancora delle partite da giocare, dove chiaramente adesso ci sono due o tre partite che sono abbastanza proibitive, tipo con la Juve e tipo col Napoli. Sono sei difficili, Banzo. Le prossime sei sono impestatissime. Fino a dopo l'Atalanta, fino al girone di ritorno, che c'è Milan prima, Atalanta come seconda partita, Bologna poi a Bologna, Sassuolo, Genoa. Suolo, Genoa, Napoli, le partite sono tutte. No, c'è un bel campionato italiano, è un campionato difficile. C'è un calendario adesso. Io sono come resto fiducioso. Quello che c'è da dire è che se devo proprio spezzare di nuovo un'altra lancia, sono due oggi a favore di Roma. Guarda che ho sotterrato l'ascia, il Tottenham e tutto quanto su Roma. Oggi c'era un bel articolo sulla Gazzetta. Su Toro News, quindi. Su Toro News, ma è Toro News. È il dodicesimo gol che noi abbiamo preso. Bravo, e questo me l'ero segnato anch'io. Da pallina tiro, sì, ma è il problema. Non da calcio d'angolo, ma su palle alte. Sei troppo il problema, secondo me. Attenzione, perché in chiave derby la Juve sta segnando molti gol su palle alte. Specie quando gli angoli li batte Pjanic. E quindi riescono a colpire di testa. Il problema grosso è che comunque il Toro è una squadra così adesso. Sia una squadra così? No, nel senso che è una squadra che secondo me, se le partite girano, ma basta. Faceva sberlicare. Ma basta. Ma mia figlia puoi parlare. E io di tua sorella no, che tua sorella magari ti fa già quasi in pensione. Non è in pensione. Mia figlia è maggiorenne, ma si è appena laureata sua sorella. Già. Di terza mano, lì. Di... No, si è laureata. No. Sì, già l'età della pensione. Tanto non ascolta. E chi sei, con mia pensione? No, dai, vabbè, vai avanti. Che cazzo stanno dicendo? Secondo me è una squadra che tanto ci può stare, può vincere, può perdere contro tutte, imbrocca la giornata giusta e ti fa il risultatone. Quando non, perché purtroppo il problema è che prendi sempre almeno 1-2 gol a ogni partita. Lo so, però quando non riesci a segnare non ti porti poi a casa. Poi Mihajlovic dice che lavora tanto sulle palle alte. Però, lavora tanto, perché si dice però che manca un po'
quello che era Glick. Manca sì, Glick. Glick sulle palle alte. Diciamo, io credo che il Glick di 2 anni fa in forma avrebbe permesso al Toro di lottare per le prime 4 posizioni, secondo me. Il Glick sulle... Con questo Toro sì. No, no, ma è così. Cioè... Però, che, cioè, però non è solo... Come risponde la difesa... Al di là, dei giocatori, comunque sul gioco aggressivo, sai quello del problema con Glick, secondo me, che noi col gioco aggressivo abbiamo già un problema con Castagno, no? Che con il gioco così aggressivo che fa il Toro roba del genere, Glick non avrebbe mai finito una partita. Quello non lo so, beh, ma no, i 2 anni, ma no, sì, ma sì, lo penso anch'io. 2 anni, secondo me, quelli no, gli ultimi è sempre due, stato è troppo grezzo. È troppo grezzo nelle entrate. Tu dici, io non mi sembra gli ultimi... Un gioco con una difesa più lenta come quella di Ventura ci poteva anche azzeccare. Non lo so. Dai, un gioco con una difesa veloce come questa qua che sta facendo... Io ti ho detto chi è il mio sogno, però tanto non arriverà mai. No, è Acerbi. No, a parte che a me piace... Parlando seriamente, se il Toro avesse un centrale come Acerbi... Secondo me, unito anche a Castan, che secondo Ranocchia. Me potreste rilanciare Ranocchia. A me non dispiacerebbe. Anche a me. Credere un giocatore come Ranocchia, inserirlo in un progetto, comunque un giocatore giovane che ha tutte le possibilità di riuscire... Che tra lui e Bonucci quello forte dei due era lui, Io ti dico, secondo me non è uno scarpone. Certo che, detto così, Ranocchia fa ridere, perché ultimamente non sta più in canale. Seriamente, se Ranocchia ha qualcosa di buono, se ce l'ha, sicuramente nel Toro potrebbe fare. Io l'unica cosa che è, secondo me stiamo avendo giocare nell'Inter in questo è momento comunque è difficile. Dell'Inter vogliamo dire che dicono l'Inter quando tornerà l'Inter, la vera Inter è questa storicamente, solo che ha delle parentesi dove ogni tanto vince uno scudetto, ormai poi vabbè, c'è Calciopoli. Ormai vedi che la piglia tutti. Però l'Inter è adesso, oggi c'era da che ricordo io, poi Banzao, tu hai una 30ina d'anni più di me, hai più memoria. Cioè l'Inter è sempre stata questa. L'Inter è stata un po' è sempre posta. Pensa che mettendo a posto la mia roba, io ho un giornale del 74, del 75-76, quando vincemmo lo scudetto, e c'era all'epoca il presidente dell'Inter Fraizzoli, io c'ho una stampa sera, ecco, Fraizzoli che accusava i giocatori del Torino, i giocatori di Radice, di doping. Non ce l'hanno per vita, solo che ai tempi non hanno fatto... No, ma ai tempi... Sono riusciti a mandare in B. La squadra che abbia fatto di questi giochetti. Scusa, è stata forse l'Inter, stata, l'Inter il Bologna che gli avevano tolto. Infatti. Mandiamoci un caffè. E che, aveva avuto querele da Pianelli Traversa, da Pianelli sia da Pianelli che da Traversa, da tutta la dirigenza. Sai, in anni recenti poi magari ti basta un magistrato che magari è di fede. Poi un attimo far partire indagini. Quelli sono stati ciò che avete fatto tra di voi. No, secondo me i problemi ci sono sia da un punto di vista sul centrale, ma è anche i due esterni che comunque difendono poco. Cioè, se tu guardi, oltre che sulle palle ferme, noi prendiamo tantissimi cross, cioè, perché i due esterni non vanno in copertura. C'è stata un'occasione, tu la partita non l'hai vista, ma c'è stata un'occasione in cui la palla praticamente è passata davanti a Art una volta, poi Zappacosta non è andata a marcare l'uomo, poi ha fatto a spallata, ha recuperato palla, non l'ha spazzata, l'ha di nuovo persa, la palla è di nuovo passata in mezzo. Insomma, tanta confusione lì dietro, no? E poi, per carità, Rossettini, purtroppo, io dico sempre che Rossettini non mai una squadra con Rossettini in difesa è riuscita a qualificarsi per l'Europa League nemmeno. Già qua c'è qualcuno che sognava la Champions. Io penso che con questi difensori qua diventa... No, ma diventa difficile, diventa... No, l'Europa. Senti, dai, parliamo di cose serie, direi. Il derby. Come arriva il Toro al derby? Ma arriva a me, arriva, secondo me arriva, il Toro arriva incazzato. Con una sconfitta, meno male che arriva con una sconfitta. Quello non è bene. Infatti. Io infatti speravo dicevano. Il rilassamento se arrivavamo che sì, se ne sono convinto anch'io, meglio che arrivi con una sconfitta, anche una se... Una partita aperta dove in vantaggio la Juve, secondo anche me. Se i cicli, purtroppo il Toro sta alternando 3 partite buone e a 3 partite di me. Speriamo. Non lo so. Comunque no, tutto sommato io ti ripeto, sono soddisfatto, sono fiducioso, perdonami. Che atteggiamento ci sarà? Atteggiamento tattico. Io vorrei vedere una bella partita di quelle che
si decide a due minuti dalla fine, come gli ultimi. 4-3. Con un gol come quello di Maxi Lopez che gli hanno annullato, magari. Magari. Però, ovviamente, di Maxi Lopez. No, sempre annullato. Derby, sei combattuti, gettiamo giù le maschere. E non un derby, per esempio, ho assistito al derby di Roma, no? Dove c'è stata quella brutta cosa della retorica tutti in campo, abbracciati, robe del genere, e poi tanto si odiano un gesto di razzismo. Vabbè, però se l'agonismo... razzismo, no, il Lulic non è stato razzista, è razzismo quello che ha detto. Forse sì, non lo so. Secondo me l'ha detto in modo razzista. No. Sì, ma l'ha detto una presa per il culo, dove vai a vendere le calze. No, sì, ma deve star non lì, è bella. Se la poteva evitare, di un collega non si parla. Anche se sono però del parere che ho seguito questa cosa del genere, rosso per Cataldi, ma rosso anche per... infatti, invece, no, all'altro, sì. No, all'altro però, ragazzi, niente. Anche c'era. L'altro che gli ha tirato questo l'acqua mentre passava la panchina. Ormai vanno a leggere, ma ci sta, ma invece ma sì, ma lasciateli pestare, ma un po' di cattiveria. Sì, però poi dico una cosa, i cartellini vanno. Cioè, mi attirerò l'ira di tutti i d'oro. Ci stanno più le corna di Maresca in quel derby lì che l'acqua tirata addosso, perché l'acqua era proprio uno sfottò, per quanto tipatico, per quanto se fossi stato io gli sarei entrato a gamba tesa all'altezza dell'inguine, ma dopo però a gioco, quando iniziava il gioco, la prima occasione dopo gli però credi. il discorso è proprio quello lì era uno sfottò. Quello lì è stato è stupido. Ma sì, per carità, ma sai cosa è Roma, a me il derby di Roma piace per l'agonismo, perché comunque in campo non si risparmiano, si picchiano. Domenica è stata una partita tecnicamente molto brutta, però comunque è piacevole perché vedi che si picchiano, qualcosa succede sempre. Certo, quella scenetta là è stata, cioè è meglio la rissa che viene fuori dopo un fallo di gioco, perché vuoi prendere la palla, non la prendi e comunque gli fai il fallo, che arrivare a quelle robe così, secondo me. Ma secondo me i giocatori di Juve e Toro comunque come giocatori si rispettano. Non dovremmo vedere scene come quelle. Bisogna vedere chi c'è in campo, perché c'è stato anche il famoso derby con Ferrini, che erano caldi, quando c'erano Ferrini e Sivori, i derby erano caldi. Io che ricordo io una scena brutta in un derby è stato quando Benetti non saltò tanto in alto, ma mise la gamba su Castellini, che c'è stato un po' di parapiglia, però tutto il resto dei derby... Vai a chiedere a Casiraghi che c'è ancora i punti in faccia da Policano. Qualche fallo di Immobile su Tevez, ma quello l'hanno secondo me amplificato fino a troppo. No, Claudio Sara ne parliamo. Ma secondo me... Già tiene le corna. Voi che siete del Toro, avete noi siamo dei bovini. Siamo dei bovini. Hai visto il gesto? Meglio non dirlo. Non possiamo dirlo. Vabbè. Dai, tatticamente, come arriva il Toro? Ma andate a fanculo, tatticamente vogliamo vincere, sei una merda, Dio fa, che cazzo me ne fotte, Dio fa, tatticamente e tecnicamente. 1-0, porca bastarda, e stavo dicendo no. Un fuorigioco, un rigore. Vedi che anche tu allora vorrei. Sì. Anche tu vuoi vincere, sì, rubare in alto. Bene, questo così mi piace. Non è solo un mio pensiero, ma io l'ho sempre detto. Io ho il mio sogno di vincere. Ma contro di voi anche io spero di vincere. Ruba, ma voi tanto contro lì. È usuale, non è che negli ultimi noi sono anni che siamo vittime. No, beh, però nei derby riuscite sempre a trovare quel degli episodi. Poi tanto sai, se ne prendi 4, poi ma vabbè, ma non è dai. Beh, me la volete rispondere a sta domanda? Me la volete rispondere? No, minchia, ma la volete vince la Juve. Vince la Juve. Ah. E il Toro va in Champions. Secondo me vince la Juve. Ma se io mi accodo a Gonzaga. Ma questi sono pronostici, io non lo so chi vince. Il Toro arriva tecnicamente, arriva tatticamente a giocare. Lui dovrebbe tifare contro, perché ogni volta che tifa tifando contro. Secondo me è curioso, perché Mihajlovic l'anno scorso col Milan contro la Juve fece una sorta di catenaccio. Però ho l'impressione che quel Milan giocasse diversamente da questo Toro. Siccome col Toro lui ha trovato proprio... ha avuto la mano libera nell'imporre il suo gioco e quindi è molto più spregiudicato. Allora sono curioso di capire. Gioca in casa, gioca e si gioca la partita. Secondo me, convinto al 2000%. Secondo me, se Mihajlovic è furbo e lo è, farà qualche sorpresa a centrocampo. Secondo me, mette uno dei tuoi amici. No, mette a qua. Io
Perché se tu hai visto, come dicevamo prima, Juve patisce molto le partite tanto agonistiche. Però qua rischia di farsi buttare fuori. Lo so, però quello. Rischio secondo me da Obi non lo mette, però che Obi si è rotto, quindi Obi si è stirato. Però secondo me a qua lo mette. Ho questa sensazione, e imposterà molto la partita, perché poi considerate... qua secondo con Baselli. Considerate che in questo periodo comunque... hai lasciato libertà ai giocatori di picchiare quelli della Juve senza problemi. A fine partita vedi 400 falli subiti e 10 fatti, ammonizioni 3-3. Quindi contro il Toro sarà diverso. Contro il Toro sarà diverso, perché vediamo. Un po' curioso di vedere la designazione. Già anche uscito. Da un punto di vista del no, non sono uscite le designazioni. Mercoledì escono, un marzo. So, anche perché per me... comunque caschiamo in piedi. Ah sì, a voi tanto siete amici. Sono curioso di vedere l'atteggiamento tattico. Secondo me sarà un po' più contenuto rispetto al solito delle ultime partite del Toro. Però sarà molto un Toro molto aggressivo a centrocampo. Io credo che il Toro probabilmente la metterà sull'agonismo, perché probabilmente sfruttando quella che è un po' invece la mancata forma fisica dei giocatori della Juve, perché adesso che se ne dica, due domeniche fa già si recitava il De Profundis, la Juve ormai ha risolto tutti i problemi, adesso si rilancia. Secondo me qualche problema ce l'ha ancora, e secondo me l'unico modo in cui Mihajlovic può approfittare di questo è quello di giocarla proprio sull'agonismo, sperando che i nostri reggano, solo quello. Poi, anche perché la Juve comunque ha i giocatori e gli uomini per sbloccare la partita in qualunque momento, quindi questo è anche importante. E il Toro ha anche i giocatori per fargliela per rovinare. Sarà proprio una bella partita. Io penso che, guarda, sarà proprio una bella partita. Toro deve stare solo attento a una cosa: gioca con una squadra contro una squadra furba. Allora c'è modo e modo di perdere. Io l'unica paura che ho è che perdiamo con una. Se dovessimo perdere, è rumba. Ma sì, è vero, la Juve ce l'ha nelle corde, perché, che se trova è quello discorso, perché se l'altro cominciamo a perdere 1-0 a metà del primo tempo, mi mette 4 punte su Manega, forse. non penso però. Sicuramente il togliere il centrocampista per mettere Bogé, se sei sotto. Sono curioso di sapere come giocherà la Juve, se giocherà col doppio mezz'ora, non fa nel primo tempo, non ha mai fatto la Juve così. Come giocherà col doppio centro di nuovo Higuain Mandzukic? Rientra anche Dybala. Cioè, allora il problema della Juve deve giocare una partita di domani sera, quindi speriamo che si faccia male qualcuno. Ma basta, facciamo un altro discorso. Torna. Tu chi li toglieresti al Toro e tu chi li toglieresti alla Juve? Bella questa. Vai rispondi. Date, vi anticipo la vostra. È la terza domanda, chi è l'arbitro? Qua c'è una io un giorno dissi a Omar, guarda, stai chiamando tu? No, mi sta chiamando lui. Sta chiamando lui. C'è una spiegazione. Anni fa, no, entro in ufficio, c'era già Omar, si sentiva una puzza. Ho detto, guarda, va bene che un po' bisogna sempre sentire un po' di puzza, perché così non ti adagi, ma era una metafora. Lui invece ha preso in parola. La legge. Sentiamo sempre un po' di puzza, ci impegniamo di più nel lavoro. Se invece senti sempre il pulito, l'odore di violetta, ti adagi, lavori meno, guadagni meno. Però lui mi ha preso in parola e è diventato... Perché c'è il culo rivolto verso di me. Bisogna sempre sentirsi un po' nella merda, perché se no fai da solo, fai che cazzo. No, vuoi, invece no, perché dobbiamo condividere, perché bisogna sempre sentirsi un po' nella merda. Se passi ogni tanto, mi vedi a me che sono fuori con 2 gradi, io fuori, no? Sì, aspetta, apriamo una. È vero che si sente. Oh. L'aria è pulita, ragazzi. Dai, allora, chi rispondiamo? Io volevo vendere. Chi toglierei? Allora, chi toglierei? Scontato dire Belotti. Però ultimamente Belotti. Valdivines. No. Non lo so chi toglierei. No, mi viene da dire Belotti, però Belotti, dai. È facile dirlo.
però. Tu, Omar? Ma io toglierei ovviamente Marchisio, no? Vabbè, ovviamente toglierei Marchisio, cioè penso che però sia... in queste condizioni mi spaventa, cioè è chiaro che con le sue palle alte io però... invece vi dico un giocatore per parte che sa che farà la differenza. Buffon e Ljajic. Buffon tira e Ljajic para, cioè, scusa un po' il contrario, poi tira solo l'Apo e il Can. Ognuno ha detto le sue, senza commenti. Va bene. Okay. Non c'è bisogno di aggiungere altro. C'è qualche altro argomento di attualità per il Turin? Sì, vabbè, la clausola rescissoria ne abbiamo parlato prima. Una domanda volevo farvi prima, che poi ci siamo interrotti tutto quanto. Ma cosa ne pensate di sta cosa? Ne pensi? L'indagine. L'indagine che stanno facendo sui Raiola. Anche su Raiola, coinvolge alcuni giocatori. Mi fa ridere che ovviamente l'Espresso su cosa ha puntato? Sulla Juve, coinvolto Higuain e giocatore della Juve. In realtà si parla di presunte giri di pagamenti in nero. Strano, che comunque succedono queste cose. No, infatti è una roba nel calcio. No, ad alti livelli né a bassi livelli, cioè una roba che trovo strano, cioè veramente ovviamente per Higuain la cosa bella è che noi stiamo parlando e c'è la gente che passa. Non deve essere bello, una persona passa e dice, cioè, guarda sti tre qua che parlano di calcio davanti a un microfono e scorreggiano. No, dicevo, la cosa bella riguarda Higuain, però quando giocava nel Real Madrid, quindi neanche nel Napoli e nel Real Madrid, però ovviamente la foto di Higuain con la maglia della Juve, sembrano essere coinvolti trasferimenti di giocatori della Juve, del Milan, della Roma, del Napoli e del Torino. No, tanto... Ma poi era l'Europeo, non è che c'è... Sì. Io direi stiamo a vedere cosa succede, perché è piena la storia di indagini che poi finiscono in un nulla di fatto. Quando ci sarà qualcosa ne parleremo. Adesso, cioè non... Ma chi tanto voi siete abituati a finire sempre in mezzo alle indagini. Siccome c'è anche l'Inter di mezzo, vuol dire che non se ne farà nulla. Perché sempre quando ci sono la Roma e l'Inter finisce sempre a tarallucci. C'è la due di mezzo, poi indagini, processi, retrocessioni, si sa. Anche quindi magari ne parliamo quando ne sapremo un po'. Adesso di si sa poco su sta cosa. Niente. C'è qualcos'altro tu? Vogliamo parlare di Ventura, non so. Ha fatto Ventura, allena la nazionale, tranquillo. Avviamoci a questo clima derby, tipo le lezioni, che adesso da ora in poi si parlerà del derby solo da domenica in poi. Ma tu farai una sessione anche se doveste perdere? Certamente. Okay. Senza che non mi picchi. Cioè, facciamo una cosa, se anche la Juve dovesse rubare, dovresti dire come... pronta, devi prendere con me. No, magari io vengo qua col ghigno e ti provoco un po', però dai, fa parte del gioco. Fa con l'altra come l'altra volta. No, dai, non va bene. Non è, è indipendente dalla mia volontà. Cioè. Vabbè, tanto guarda, è inutile che parliamo adesso. Quel che succederà, succederà. Sarà che? Sarà quel che sarà. Siamo arrivati alla fine. Sarà, non abbiamo più niente da dire. È inutile che la diamo. Infatti, cioè, non slunghiamo il Toro. Grandi ascoltatori. Un po' come i tifosi del Toro, pochi, ma molto rumorosi. Perché in realtà, I nostri colleghi podcaster che hanno grandi ascolti, minori, quella gente lì, 2 milioni, 3 milioni, 10 milioni. Però alla fine non è che non creano una comunità, dei dibattiti come i nostri. I nostri saranno 4 o 5, però fanno un macello. Abbiamo gente che ci telefona. Oh, ma la trasmissione. Abbiamo la gattara, la motociclista, Babbo Natale, l'altro. Cioè, abbiamo anche un gruppo di insomma, così. Scappati di casa. Cioè, basta. Abbiamo visto che c'è stato quell'episodio atto vandalico. Non sono stato io, non è stato neanche Omar. Ma guarda, già ti hanno vandalizzato lì una moto zappa, no? Perché l'Orbassano,
società. 2600 euro, 4000 euro. Ma l'hanno fatto, cioè, ma cosa hanno combinato? L'hanno rubato, l'hanno portato fuori dalla polisportiva e gli hanno dato. È stato qualcuno della Juve. Ma così, cioè... Secondo me è anche un atto vandalico, perché basta, ci sono dei ragazzotti che, non so, 3 o 4 anni fa hanno dato fuoco ai giochi dei bambini. Ma anche Nichelino hanno fatto, anche Nichelino. Ma io quella gente, guarda, io quella gente lì, ma veramente, li prenderei, li darei delle frustate in piazza la domenica mattina, perché sono dei deficienti. Ma l'hanno fatto anche Nichelino. Ma sono dei deficienti, ma rubami la macchina, ci sta, te la vai a vendere. Ma cosa vai a rubare delle cose o danneggiare delle cose della comunità? Chi fa atti vandalici deve ricevere delle frustate. Nel senso, ti metto in piazza, ti do 20 frustate e vaffanculo. Come una volta, ma ci sta, amore, che le cose... La prossima volta, prima di spaccare un vetro, di guastare qualcosa della comunità, ci pensi non una volta. Ti ricordi una frustata, ma quelle frustate che... Ti vanno a saltare la pelle, no, si ricorda di essere comunista. No, ma mi viene fuori, ma non si tratta. Parliamo del Che Guevara. No, del Che Guevara. Quello su delle cose mi è dispiaciuto. Ha ragione, su certe cose. Bravo persona. Le cose di Fidel Castro che non piacevano a te, piacevano a me. No, ma sai che cos'è il discorso? Che comunque, tu non bisogna fare delle cose... prendendo da parte, lasciamo da parte le ideologie che uno può avere e non può avere, ci sono delle cose che fanno, che hanno fatto degli uomini tipo Mussolini, Fidel Castro, roba del genere, che potrebbero andare bene. È inutile, abbassate le mani, bastardi. Che come lo dico qua, gioco due, dai, che poi Elia non ci ascolta, Elia con me, Elia. Qua, No, neanche poi... Diego Pozzato, poi anche scusa, Diego Pozzato è un democristiano. Due fumne hanno anche quelle. Il giorno che è morto Fidel Castro, asta di qua, asta di là. È un po' come il commento al mio editoriale fazioso che ho scritto: Mandzukic, tu non l'hai visto. Poi. Ho scritto: Mandzukic a un certo punto va via sulla fascia in dribbling, sembrava quasi Alessandro, no? Per elogiare una delle nostre ascoltatrici più fedeli scrive: sì, ottimo, condivido, però non mi è piaciuto l'attacco ad Alessandro, che secondo me è un grande giocatore. Vabbè. Ma chi è che ha scritto questa cosa? No, beh, dillo, dai, tanto, ma dillo, prima, per favore. Ma chi ma di nuovo, sempre lei. Capisce anche. Fai il sugo alla matriciana, Lina. Sugo alla matriciana. La donna deve puzzare di... No! Deve puzzare di melanzana fritta. Melanzana fritta. Avere l'alluce valgo e puzzare di melanzana fritta. Vero, con quei grembiuli. Non rasarsi la patata. Non rasarsi la patata, che l'uomo deve arrivare a sera a casa, si sposta e poi... Bra-bang! Che madonna, qua ci fossero le fumne, direbbero, magari. Invece qua tutte parole. Va bene, dai, così ti riconosciamo, Banzà. Grazie per essere tornato con noi, Banzà. La prossima volta. Non mi rompete, mi scappa. No, dai, se no devo tagliare. Se mi arriva, giuro. A me non t'arriva niente. Il gruppo dei pazienti, o qualcosa, qualche messaggio durante la partita. Tutto. Anche se non è provocatorio, dal tetto, come stai? Sono all'ospedale, sto morendo, me ne caga un cazzo. Però l'altra volta il gol di Pirlo, io ti mandai il video, non ti eri arrabbiato, però. Ma lo sai tu? Ah, so, l'hai preso a ridere, dai. Beh, cosa deve fare? Non è che si può neanche tagliare i capelli. Cioè. Anche per... No, vabbè, comunque, dai, ragazzi. Va bene, dai, chiudiamo. È stato bello. Sì. Chi l'avrebbe mai detto, poi, oltretutto. Sarebbe bello perché può fare una cosa figa il derby, però come si fa? Si può fare. Ma chi è che voleva fare la trasmissione in tutti assieme? No, le donne, non do. Vittoria, dai. Sì, solo che siamo in difficoltà. Siamo allo stress. Teniamo il braccio un po' a testa, dai. Che cazzo... Non so cosa dire. Quattro equipi su una sedia. Come si sente? Abbiamo problemi di microfoni e di computer. Perché abbiamo tre computer e tre microfoni. È per quello. Serverebbe, sì.
Se no, altrimenti... No, Bonzo, dai! Il microfono possiamo utilizzare io o Omar lo stesso. Facciamo piuttosto che adesso... Non ci abbiamo pensato per Natale. Facciamo dopo Natale, facciamo una cena dei faziosi. No, vabbè, una pizzata dei faziosi. Okay, così dai. Ci conosciamo tutti quanti, che col punom, tutti quanti. Ma io voglio Elia, perché Elia porta Elia su. Elia sua lontano. Sì, vedete, un giorno o l'altro poi vanno a prenderlo, lo arrestano fuori di queste cose. Ma è lì, è lì a pizzino, ma va. Polizia. Fumi. Polizia. Porta il fumo, c'ha la droga. Poi lui ha detto anche no alla droga. Hai smesso? Quasi 4 mesi. Dopo che trasmetta su Panos, capito? No, in effetti no, sto scherzando. Bravo, bravo, meno male, anche perché... Ah, sì? Sta degenerando, dai, basta. Quello che aspira, non che soffia. Chiudiamo. Dai, basta. Allora, non mi avete risposto. 4 cupi su una sedia. Come si siedono? 4 cupi su una sedia. Come si siedono? Uno sopra l'altro. No, la gira. Anche uno sopra l'altro, vole. Sono scomodi. Dai, già va bene, dai. È stato un piacere, buon derby a tutti, ci sentiamo lunedì o martedì prossimo. Ho messo un po' a capirla, capita dopo. Un saluto e un abbraccio da Emiliano. Da Omar. Da Banzao. Ciao. Forza Toro!